Cioè abbiamo visto nelle volte scorse il concetto di misura, le caratteristiche della misura, la lettura dello strumento e l'incertezza, okay? Che l'incertezza è una caratteristica fondamentale della misura, senza la quale la misura non ha senso, e le caratteristiche degli strumenti che consentono di effettuare il confronto tra oggetto da misurare e campione. Oggi vediamo e usiamo uno strumento per misurare il tempo, che è un cronometro. Ne ho di due tipi essenzialmente: uno, questo con tre pulsanti, pulsante verde start, rosso stop, nero reset, torna sullo zero. Ok? Se lo osservate con un minimo di attenzione, vedete che l'intervallo tra 0 e 1 secondo è diviso in 5 parti, 5 tacchette più piccole. Questo significa che la distanza temporale tra un attacco e l'altro è di 1/5 secondo, 0,2 secondi. Quindi il nostro cronometro ha una sensibilità in delta T di 0,2 secondi. Mentre la portata è corrispondente a un giro completo della lancetta e sono 60 secondi, almeno in questo, negli altri mi pare anche. Sì, d'accordo? Attenzione, siccome non sempre, sono un po' più nuovissimi, ma non sempre la lancetta cade in corrispondenza di un'attacca, ok? Fate attenzione a controllare non appena lo usate che sia piazzato sullo zero, che non parta più avanti o più indietro. D'accordo? Andando di 0,2 in 0,2 da un'attacca successiva, significa che le incertezze delle misure che le porteremo saranno di 0,2, più o meno 0,2 secondi. E inoltre che non potrò leggere 2,3 secondi, perché il 3 non è segnato. Sarà o 2,2 o 2,4, d'accordo? Di questi ne abbiamo 6, quindi ve li distribuisco e poi cominciamo a fare le misure. Uno qua, poi gli aggiungo lo strumento un attimo. E nell'altro tipo di cronometro, dove c'è un unico pulsante, questo fa tutte e tre le funzioni, start, stop e reset. Ora proverete a misurare l'intervallo di tempo, non devi farlo tu. A te non serve proprio. Quando lo starter dirà via, fate partire il cronometro, poi dirà stop quando vuole lei e voi fermerete e poi leggeremo i vari cronometri. Ok? È tutto chiaro? Prima di dare il via, di richiamare la loro attenzione, tipo 1, 2, 3, via, 8, 1, via, poi dare il via, dopo quando vuoi tu dai lo stop. Ok. Un attimo solo, e io riporterò le misure. Vediamo.
il tempo in secondi, l'incertezza è anche più o meno 0,2 secondi, e qui avremo il gruppo numero 1, il 2, 1, 2, 3, 4 e 5, giusto? Ci sono 5 cronometri. Gruppo numero 1, gruppo numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5. Ok. Yes. Attenzione, sta per dare il via. 1, 2, 3, via. Stop. Benissimo, gruppo numero 1, lettura. Cinque, 5,2 secondi. 5,2 secondi, andiamo, tutti in secondo. Gruppo numero 2. Cioè 6,2. Certo, scusi, anche non è 6,2. Ma 6,2. Gruppo numero 3. 6,2. Gruppo numero 4. 6,2. Wow. Gruppo numero 5. 6,2. E non puoi. No, allora è 6,2. Come ha scelto? Wow, molto bene, tutti sincronizzati. Sì, infatti avevo fatto dei punti che avevo fatto. Sì, perché mi sa che se non ci fosse la prossima. Rifacciamo, proviamo un altro. Sì, azzerate. Sì, perché se guarda 0,2 non può essere 0,1, ci sta 0,2. Un secondo. Stop. Gruppo numero 1, fatemi trovare la penna persa. Gruppo numero 2. 19,0. Numero 3. 19. 4. 19. Anche noi. Via. Via. Top. Gruppo numero 1. Grazie, può andare. 9,2, gruppo numero 3, 9,0, gruppo numero 4, 9,2, mettetevi d'accordo, vi prego, 9,3, 9,2, proviamo ancora una. Alternate i siepi, sì, insomma, dei prendi il tempo, no? Pronti? 3, 2, 1, via! Gruppo numero 1,
18.4. Prova, ma se provassimo a usare tipo qualcuno per un cronometro lì e qualcuno un cronometro tipo quello dell'iPad. Ah, è possibile, però dovrebbe avere le stesse caratteristiche degli altri per poterli non confrontare. Non è tanto uguale. In certo punto lo numero 3? Quattro. 18. Allora, fate un attimo di attenzione per favore, e portate pure sul tavolo con i vostri. Che cosa ci dice questa serie di numeri? Che non tutti. Beh, cominciamo dall'ultima, dalle ultime due. Se non viene richiamata la vostra attenzione, ho cercato di dare non di preavviso, e di dare lo stop nel momento in cui non tutti mi guardavano, le letture possono essere anche diverse. Perché? Perché ci sono degli effetti che possono influenzare la rapidità con cui viene preso, viene pigiato, scusate, il tasto di start o anche di stop, e la prontezza nei vostri riflessi, che qualche volta in eccesso, qualche volta in difetto, ci sono misure un po' più grandi, quelle un po' più piccole, nella seconda e nella quarta serie di misure. Invece qui è andata molto bene perché praticamente tutti eravate sincroni con lo start e lo stop della vostra compagna. Questo è un effetto, questi micro effetti sulle misure, pur misurando la stessa cosa, attenzione, non è che sono cose diverse. Cioè, processi, fenomeni legati al processo di misura che possono alterare la lettura in eccesso o in difetto prendono il nome di errori casuali. Gli errori casuali sono tutta una serie di effetti piccoli, effetti indipendenti, di cause diverse, che possono alterare la misura qualche volta in eccesso, qualche volta in difetto. Errori casuali. Puoi ripetere la definizione? L'errore casuale è, cioè per errore casuale si riassume tutta una serie di effetti che altera la misura. La misura in eccesso o in difetto con uguale facilità, d'accordo? Se invece e non sono eliminabili, posso ridurli ma non posso eliminarli. Okay. Nelle prime due serie di misure, che sono tutte allo stesso risultato, significa che l'errore casuale presente nella misura è più piccolo dell'incertezza strumentale. In quel caso non lo uso, perché lo strumento non lo giudica. D'accordo? Perché eravate più attenti, magari più freschi, operate più concentrati, tutto può essere. Se invece, ripeto, ho un cronometro che quando lo a zero non si ferma sullo zero ma su 0,4, quando userò quel cronometro lì avrò un'alterazione della misura sempre in eccesso, perché non parte da zero ma da 0,4. Ok? Questo tipo di effetto viene chiamato errore sistematico. Diversamente da quello statistico, l'errore o casuale, l'errore sistematico altera la misura sempre nello stesso senso, sempre in effetto o sempre in difetto. Quindi lo posso riconoscere, quindi lo posso eliminare. Gli errori sistematici sono eliminabili.
facendo funzionare meglio lo strumento, aggiustandolo o semplicemente sostituendolo. Quindi l'altra grande categoria, una è errori casuali o anche statistici, l'altra sono gli errori sistematici. Danno alterazione sempre nel stesso senso. E sono eliminabili. Per eliminarli, per quantificarli e eliminarli, è sufficiente confrontare come si comporta uno strumento sospetto con uno che per altra via so che è uno. Ok? Se per esempio prendo, per misurare una lunghezza, anziché prendere un metro rigido, prendo un metro elastico, uno di gomma, è chiaro che faccio letture tutte in difetto, perché tiro il metro e leggo di meno di quello che dovrei. Perché? Perché lo strumento di misura non è adeguato, non è un buon strumento di misura, funziona male. Quindi ho tutte le letture in difetto e faccio errori sistematici sempre in difetto. E quelli posso eliminarli. Ok? Qui nel caso del cronometro la situazione è abbastanza semplice, quindi fare una misura molto semplice. Quando ho misure complesse, allora gli effetti sistematici, cioè scusami, gli effetti casuali, possono produrre anche differenze grandi nelle misure che ottengo. Dipende dal tipo di strumento che utilizzo. Se è uno strumento molto sensibile, allora l'errore statistico, l'errore casuale può essere rilevante, quasi importante. Per capire un po' meglio come funziona, vi mostro un video. Questo video si chiama, lo strumento che vedrete si chiama tavola di Galton. Un matematico inglese dell'Ottocento, mi pare. Ed è un aggeggino abbastanza semplice e carino. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Ecco. Poi metterò il link al video sulla lezione. Vedete tutti bene? Il tavolo di Galton è fatto in questo modo. C'è un triangolo. Questo è un piano di legno, su cui sono inchiodati tanti chiodi uguali, a distanza uguale l'uno dai suoi vicini, e distribuiti su una piramide praticamente. Poi sotto ho dei raccoglitori, dei canali, dove raccolgo le palline che faccio cadere dall'imbuto che sta sopra. Metto la pallina qui, questa, a seconda di come arriva sul chiodo, può essere deviata a destra o a sinistra con uguale facilità a priori, perché la struttura dei chiodi è simmetrica, sono equalmente spaziati. Questo mima, simula tanti effetti indipendenti l'uno dall'altro che possono alterare la traiettoria della pallina. È un po' come se fosse la nostra misura. Diciamo, questa piramide simula la misura, questo è da misurare e sotto avrò l'effetto, cioè il dato che poi rilevo. Ed è interessante vedere qual è il comportamento delle palline quando cadono attraverso il tavolo di Galton. Si comincia col metterne una, dopo la vedremo più zoomata. E questo ovviamente colpisce varie volte i chiodi e finisce in uno dei raccoglitori alla fine. Vedete che come sono messi, le palline possono andare di qua o di là con uguale probabilità. Poi per evitare di ripetere, di metterci 200 ore a far cadere le palline, lo speaker metterà un imbuto in modo da accelerare il processo. Se faccio più avanti,
metto un imbuto sopra e le butta giù, molte alla volta. Poi il film viene accelerato e vedete che si distribuiscono anche molto lontano dal centro. Se non ci fossero questi chiodi, cadrebbero tutte nel centro, e ci possono cadere anche molto lontano, sia a destra che a sinistra dello zara. Questo comportamento è, riassume l'effetto di tante piccole micro alterazioni della traiettoria e viene descritto, se lanciassi infinite palline, da questa curva teorica che si chiama curva di Gauss o gaussiana, da Carl Friedrich Gauss, che l'ha studiata per primo. Questa dà la distribuzione di probabilità, cioè quanto è probabile l'ordinata in verticale, è proporzionale alla probabilità che lanciando la pallina cada in un canaletto oppure nel successivo. Quindi più lontano è, probabilità è piccola, però non è zero. La probabilità massima si ha al centro e via via che mi allontano la probabilità decresce, però la larghezza della curva non è zero. Questo è dovuto agli effetti delle collisioni con i chiodini, cioè i micro effetti che noi chiamiamo errore statistico. Tante alterazioni indipendenti l'una dall'altra, simmetriche, tanto una misura quanto in eccesso quanto in difetto, sommandole ho una curva che si chiama curva campana, o meglio curva di Gauss. D'accordo? E non ho modo di prevedere se lancio una sola pallina dove cadrà. Posso solo fare una previsione di tipo statistico. Cioè in media, se lancio una pallina, ho tot probabilità che cada in un canale piuttosto che in un altro. D'accordo? Poi c'è un altro giochetto che volevo mostrarvi, che è questo. Questo programma simula il triangolo di Galton. È un programma in Java, non l'ho scritto io. Qui a destra, lasciamolo qua sotto, c'è la probabilità a posteriori, cioè quante palline cadono a quella distanza rispetto, in ordinata c'è, in ascesa c'è la distanza dallo zero. Se facciamo partire le palline, non si vede tanto, mettiamolo qua più a destra, simula la traiettoria della pallina e poi c'è il conteggio zero centrale e questi numeri misurano la distanza rispetto al centro. Fa il conteggio e poi fa quello che si chiama histogramma, cioè la distribuzione delle probabilità o delle frequenze, quante palline cadono lì, quante cadono là. Per non aspettare anche qui un'infinità, clicchiamo su alta velocità e ricomincia ad andare. Vedete che anche in questo caso ho una distribuzione di probabilità che man mano che il tempo va avanti, ok, assume l'andamento della curva di Gauss a campana. Certo che se lancio una pallina sola ce l'avrò in un punto o nell'altro. Allora, non posso fare un discorso statistico, no? Il discorso statistico si fa su tante, su grandi misure. E più il tempo passa, più questa curva si assesta su quella campana. Poi posso fare anche domande fin qua. Posso fare anche questo bel giochino. Anziché 25 livelli, posso dire, beh, a me ne bastano 10. Quindi avrò un tavolo di Galton più rarefatto. Okay? Qui gli effetti casuali sono meno intensi. D'accordo? Però alla lunga il comportamento è lo stesso. Ho maggiori fluttuazioni statistiche, però alla lunga il comportamento è lo stesso. Vado sempre verso la curva campana. Si deve mettere un centro? Prego? Possiamo mettere centri? Ma non so se riesci a vedere, vedi tutto blu. Vediamo la mia cosa. Possiamo provarci? Sì. Ok? Allora cerchiamo. Chissà se chi ha programmato questo ha concepito anche il centro. Cioè,
ovviamente qui l'andamento sarà ancora migliore della prima campanata, però sarà molto più larga. Un'altra cosa che devo farvi vedere, torniamo a, siamo anche così, questo P05 è quello che caratterizza l'errore casuale. Cosa significa P05? Significa che quando la pallina arriva su un chiodo ha la probabilità del 50% di andare da una parte rispetto all'altra. Quindi gli errori di questo tipo sono casuali, cioè epiprobabili. Può essere in difetto, può essere in eccesso, può andare verso destra, può andare verso sinistra. Se io altero questo, ti dico no, io voglio che la mia pallina vada preferibilmente da una parte rispetto all'altra, questo metto per esempio 80, quindi ha l'80% di andare a destra piuttosto che andare a sinistra. Cosa dovrei osservare? La stessa curva di prima? No. Sicuramente no, non sarà più centrata sullo zero, ma sarà spostata verso destra. Avrà un effetto sistematico, perché le palline rimbalzano prevalentemente da un lato rispetto all'altro, non è più centrata sullo zero, ma su 15. Questo numero dipende, il centro dipende dal numero di livelli e dalla differenza di probabilità tra un lato e l'altro. Questo non si tratta più di un errore casuale, ma è un errore sistematico, cioè un effetto sistematico. Ok, cara la differenza. Ma cosa abbiamo fatto a Cartuso? Ho alterato la probabilità che la pallina rimbalzi da un lato rispetto all'altro. Prima era 50-50. Adesso è 80-20. Ma quindi gli errori casuali sono anche più probabili o no? Cioè, prego. Come lei ha detto prima. L'effetto è casuale se ho uguale probabilità. Qui c'è un margine di statistica, ma c'è un grosso effetto sistematico. Domande? Tanto di Gauss è un modo efficace per visualizzare qual è l'origine della curva di Gauss e cosa significano quelle striscioline verticali. Tutto chiaro? Quanto tempo ci rimane? 5 minuti. Hanno 10 minuti, forse riesco a mostrarvi anche questo strumento. Il cronometro misurava i tempi, abbiamo un calibro che misura le lunghezze, è fatto di due parti, c'è una parte fissa che è analoga al righello, è in millimetri, e c'è una parte mobile che può essere, queste due ganasce possono essere aperte e chiuse. Tra un po' vi do gli strumenti. Quando le chiudete vedete che la scala fissa, la parte lunga diciamo del calibro, e la scala inferiore mobile detta nonio, i due zeri coincidono, d'accordo? Quando aprite per fare la misura si mette all'interno di due ganasce proprio da misurare, poi si chiude senza schiacciare. Il calibro cosa ha di vantaggio rispetto al righello? La scala inferiore, quella sul nonno, vi permette di fare misure a seconda di quanto è graduata con una sensibilità di un decimo oppure un ventesimo di millimetro. In che modo? Adesso ve lo mostro. Questo simula un calibro. C'è la parte superiore fissa
quella inferiore del 9 è mobile, posso aprirla e chiuderla. Ok? Se la chiudo, vedete che i due zeri, lo zero della scala fissa e lo zero della scala mobile, coincidono. D'accordo? Se devo misurare questo oggettino, apro, calibro, inserisco l'oggetto e dopo chiudo senza schiacciare. Adesso come faccio la lettura? Vado a vedere dove cade lo zero della scala mobile, del nonno. Questo cade appena oltre i 19 mm. Quindi la mia misura sarà 19 più qualcosa. Qualcosa quanto? Beh, per sapere quanto qualcosa, confronto le tacche della scala mobile del nonno con quelle superiori e prendo quella che ha il migliore adattamento. Qui direi che è la 4.4 e 5, prendo la 4 e la 5, d'accordo? Ognuna di queste corrisponde, l'uno corrisponde a un decimo di millimetro, quelle intermedie a ventesimi di millimetro, quindi sono 4 decimi e mezzo, 0,45 mm. Quindi la lettura sarà 19 mm più 0,45, perché l'attacco che cade meglio cade sul 45, che è l'unità di 0,05. Se voglio che il programma mi aiuti, basta che seleziono suggerimento, lui mi dice guarda l'attacco precedente 19, l'ok sul 45, quindi la lettura sarà 19,45 mm. Ok? Se poi voglio cambiare lettura, non faccio altro che tornare alla partenza, questo lo metto più piccolo, per esempio, lo riposiziono, lo richiudo. E qui cosa leggo? Dallo 0 va un po' oltre il 9, uno buono qui quale potremmo prendere? L'1 o il 15, grosso modo, qui non è facile vederlo perché la grande del circuito non è. Facciamoci dare un suggerimento, 9, quindi c'è il 10, quindi saranno 9,10 mm, quindi consente misure con la precisione di 0,05 mm. Ok? Provate a dare un'occhiata. Distribuisco i calibri. Se non ci sono domande, mi fermo qui, tanto che voi. Prego. Il calibro è uno strumento comunque della tecnica. Certo.